Salve amici. Negli ultimi mesi, un oscuro mistero sta affliggendo una piattaforma molto famosa, che penso la maggior parte di voi utilizzi quotidianamente. Sto parlando di Netflix, il servizio di streaming più popolare al mondo, dove è possibile visionare centinaia tra serie televisive e film. Quello che in pochissimi sanno, però, è che all'interno di questa piattaforma, ultimamente, tra i numerosi contenuti sono comparsi dei video molto inquietanti, accessibili solo per alcuni utenti, dato che non tutti possono vederli. Il protagonista di questi video è un uomo, e solamente ascoltandolo si può percepire l'odio che prova verso gli utenti che lo stanno guardando. On! Run to your houses! Fall upon your knees! Pray to the gods to intermit this plague that needs must light on this ingratitude! Oltre a questo, vi sono altri filmati apparentemente insensati, che lo ritraggono in diversi luoghi. Alcuni pensano che questi video siano dei semplici test, creati per migliorare la qualità dei video e degli audio di tutti i contenuti. Altri, invece, smentiscono questa teoria, in quanto questo tipo di operazione dovrebbe essere sempre invisibile agli utenti. Dunque, quello che sostengono è che si possa trattare dell'azione di un hacker o di un dipendente della compagnia che per qualche motivo personale ha deciso di caricarli. Per non alimentare le teorie cospirative, attualmente la piattaforma ha deciso di lasciare visibili questi video, catalogandoli come contenuti innocui. Tuttavia, oltre a questo, alcuni utenti hanno scoperto un altro mistero, decisamente più inquietante, che riguarda un file audio. Starete pensando, com'è possibile aggiungere questi contenuti su una piattaforma così importante, che vanta un livello di sicurezza altamente elevato? Quello che ho scoperto è che sul web vi sono alcuni siti difficili da raggiungere, che pubblicano ogni giorno diversi tipi di codice, che in mano a veri esperti dell'hacking possono servire per bypassare ogni controllo. Con questi codici che nessuno dovrebbe conoscere, è inoltre possibile sbloccare centinaia tra film e serie televisive, attualmente indisponibili nel proprio paese. E quella che state vedendo è solamente una delle numerosissime pagine web che è possibile trovare. Uno dei pochi che è riuscito ad ascoltare il file audio di cui vi ho parlato prima ha deciso di caricarlo sul web, dichiarando di essere rimasto senza parole dopo aver ascoltato il contenuto al suo interno. Alzate il volume. Where is the park? Where is the park? Where is the park?
anche in questo caso, vi sono diverse teorie, una delle quali porta ad una guardia giurata statunitense, di nome Cody Erickson, che pare abbia dichiarato di aver sentito questa conversazione su una radio, e che quindi non vi sarebbe nulla che porterebbe a pensare ad un inquietante mistero. Ma alcune persone hanno scoperto che Cody in realtà è molto vicino all'azienda americana, e di conseguenza potrebbe mentire. Alcuni tra i più conosciuti tecnici americani che hanno ascoltato quest'audio sono d'accordo sul fatto che sia assolutamente reale e che potrebbe trattarsi della registrazione di una chiamata effettuata al 911 che successivamente è stata pubblicata sulla piattaforma da un hacker. La teoria più accreditata, però, è quella più sinistra ed inquietante, secondo la quale questo file sarebbe stato pubblicato per sbaglio direttamente da Netflix, tramite un codice proprietario, e questo sarebbe molto preoccupante. Questo mistero ci porta a pensare a quante altre cose potranno succedere in futuro, sulle piattaforme più importanti e allo stesso tempo utilizzate dalle persone, bambini compresi. Una delle cose che preoccupa maggiormente è il rischio di trovarsi un giorno un contenuto del Deep Web o di altri siti oscuri direttamente nella propria libreria di questi servizi di streaming. E voi, cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Voi nel frattempo, fate bravi.